sono le voci di bilancio. Posso dire a parte, gradisce magari una risposta da me, dal direttore di agenzia subito o dopo alla come volete voi, per me è assolutamente indifferente. Come non lo so, Presidente. Consigliere, come preferisci? Se io dico se ritiene... volete, se ritenete di darmela subito, datemela subito. Se volete forse meglio darmela subito, di modo che secondo me è meglio dare allora, gli interventi, ce l'hai quanto... interventi. Prego. Per quanto attiene. Prego, signor. Allora. Consigliere Abate, per quanto attiene le potenziali entrate di 22 milioni e mezzo di euro circa, mi ricollego alla delibera fatta dall'organismo straordinario di liquidazione, nella quale ci veniva chiesto di aderire o meno alla procedura semplificata di questa procedura straordinaria di liquidazione. Allora io le devo dire che, come lei sa, nel 2016 circa è stata fatta la gara per la riscossione, come lei ha poc'anzi sottolineato, e non è entrato granché, poi ci sono stati dei problemi, questa società non ha potuto più espletare la sua attività. Successivamente, e vado all'anno scorso, come lei sa perché per questioni sue ufficio c'è stato il blocco delle esecuzioni per questioni legate al Covid, cosa che in larga misura perdura ancora oggi. Grosse, 2,5 milioni erano le potenziali entrate anche nel 2019, nel 2020, quindi sono numeri che conosciamo da tempo, che il Consiglio Comunale conosce da tempo. Grosse somme non sono entrate nelle casse comunali. Se fosse vero, un 20-30% fosse bastevo in qualche modo questa cifra a risolvere il problema della debitoria del comune di Lucera nei confronti di questi soggetti, quindi per colmare i 7 milioni circa che rinvengono dalla ricognizione per la quale devo dire la ringrazio per avermi fornito la possibilità di ricordare e di ringraziare tutti gli uffici comunali. Perché per fare quella ricognizione sono stati interessati tutti gli uffici di tutti i settori che si sono per settimane, perché ormai questa procedura andava avanti da oltre un anno e mezzo e l'organismo straordinario di liquidazione non aveva nella sua disponibilità le schede, le risposte, l'istruttoria a quanto chiesto dai creditori potenziali, creditori del comune. Perché dico questo? Perché c'è chi le istanze le ha fatte in maniera ingiustificata, chi ne ha presentate due, tre, quattro sulla stessa somma, una al mezzo PEC, una depositata, una al protocollo, o più volte nel corso di mesi. Quindi c'è voluta un'istruttoria veramente pesante. Per giorni e settimane gli uffici sono stati bloccati e hanno fatto solo quello, con grosse. Però devo dire, e quindi fare un applauso a tutti i nostri dipendenti comunali, siamo stati in grado di fornire, almeno in un primo step, la quasi totalità delle schede delle istruttorie riguardanti la creditoria nei confronti del comune, tant'è che l'OSL, dopo un anno e mezzo, ha avuto la possibilità di fare una delibera e di presentare la possibilità all'ente comune di aderire alla procedura semplificata. Mi dispiace non avere, ma me lo porteranno a breve, mi dispiace non avere sotto mano per leggere i passi proprio di quanto scritto dalla magistratura contabile e dal Ministero circa l'adesione o meno alla procedura semplificata. Vado a memoria, il Ministero ce la indica quale unica vera forma per uscire da una condizione di dissesto. Adesso io... Non ne rilievo,
no, forse non sono stato chiarissimo. Nella delibera dell'organismo straordinario di liquidazione ci sono dei passi specifici in entrambi le delibere, ci sono dei passi specifici dove viene riportato il virgolettato, dal quale si evince in maniera chiara ed inequivocabile. Chiara ed inequivocabile. Consigliere, magari se hai visto che l'argomento è così importante, se vuole intervenire nuovamente, non è un problema per me, però vorrei concludere in maniera completa, ecco, il pensiero, che non è nemmeno facile da trasferire, almeno per me che non sono un tecnico del settore. Quindi vorrei trasmettere al Consiglio Comunale che all'interno, a tutti i consiglieri che però hanno avuto modo, come lei, di poterla leggere quella proposta fatta dall'organismo straordinario di liquidazione, che è pubblica perché è agli atti, con la quale, richiamata anche la delibera di giunta, nella quale ci veniva detto in maniera chiara ed inequivocabile che il vero e unico modo per far uscire l'ente comune dal dissesto era quello di aderire alla procedura semplificata. Che cosa comporta, diciamo, questa scelta di aderire alla procedura semplificata? Innanzitutto pone un vincolo legislativo ai commissari, all'organismo straordinario di liquidazione, di agire in un range che va tra il 40 e il 60%. Il 40, quindi invito il consigliere a fare, a verificare la delibera di giunta, noi abbiamo garantito all'organismo straordinario di liquidazione il 40% della massa passiva, con le restanti somme derivanti appunto dai mutui, da quello che ci darà come anticipazione di liquidità del Ministero, eccetera, perché ci sono vari strumenti, arriveremo al 60%, che è quello che la legge stabilisce come, diciamo, misura massima di ristoro nei confronti dei creditori di un ente in dissesto finanziario. Perché non dobbiamo dimenticarci, consigliere Abbate, e a chiunque fosse venuto in mente questo dubbio legittimo, che il comune di Lucera, di certo per cause non imputabili all'odierno consiglio comunale, questo sindaco, ma a tutto quello che è accaduto nel corso dei decenni, verte in condizioni di dissesto finanziario. E quindi ci dobbiamo rifare a quella che è la norma. La procedura semplificata dà la possibilità, e questo è, non credo possa essere messo in discussione, di avviare una procedura molto più veloce, molto più diretta nei confronti dei creditori, che metta i creditori, perché la domanda più frequente che ho ricevuto prima di fare il sindaco, perché questa procedura è partita da molto tempo, quando io ero consigliere comunale, ed è continuata oggi che sono sindaco, la prima cosa che mi chiedono i creditori del comune, molti crediti riguardano delle cause, riguardano dei danni, non è vero che sono tutti dei fornitori o dei prestatori di servizio nei servizi nei confronti del comune, ma ce ne sono, e se vuole poi le darò il dettaglio, chiaramente oggi non ce l'ho, ma me lo sono guardato. Quello che le posso dire è che si rimette nella volontà e nella libera determinazione dei creditori la possibilità di accettare o meno, però velocemente significa che chi ritiene che il 60% possa essere un ristoro compatibile con la sua attività di impresa, se si tratta di un imprenditore, o con il proprio bilancio familiare, se si tratta di un privato che magari è inciampato in una buca, perché di questo parliamo, può accettare questo 60% e gli verrà dato nei successivi 30 giorni. Questo permetterà al Comune di Lucera innanzitutto di risparmiare, io oggi sono un amministratore come lei del Comune di Lucera,
come se fosse una grande società, e ho il dovere di risanare le casse di questa società, di renderla compatibile con i vincoli della finanza pubblica, di rimetterla in carreggiata per farla vivere di vita propria e non attaccata o servile ad un respiratore finanziario, che è quello del controllo costante sia della Corte dei Conti, del Ministero, del Meccanismo Straordinario di Liquidazione, eccetera, eccetera. Molti creditori, non lo so quanti, accetteranno perché quella cifra sarà compatibile con le loro condizioni economiche. Chi non dovesse accettare perché ha la forza di aspettare, ma molto tempo in meno rispetto a un'eventuale non adesione alla procedura semplificata, si vedrà ristorato al 100% con gli interessi, con tutto quello che la legge prescrive. Quindi noi oggi diamo la possibilità al nostro comune di tornare a vivere in maniera ordinaria e diamo, non precludiamo nulla, e diamo la possibilità invece a chi quel 60% gli può salvare l'attività, perché non ce li ha altri 4, 5, 6, 7 anni, di poter continuare ad operare, perché quel 60% è ossigeno per un'attività che non durerebbe tutto il tempo che ho detto. E lì sapete, con le procedure bloccate, con la gara ancora a farsi, con l'invio della documentazione, per poter vedere questo 30%, che poi da studi fatti, e lo abbiamo affrontato in Consiglio Comunale, quando lei era proprio quello che mi sollevava, da tecnico, giustamente, sindaco non è che può entrare chissà che cosa, nella migliore delle ipotesi potrebbe entrare il 20-30%, sì, in 3-8, diciamo, ma nella migliore delle ipotesi. L'Italia, l'Europa e il mondo hanno vissuto un momento che forse non ha precedenti e non credo che nemmeno dovesse essere offerta la possibilità alle nostre aziende, alle nostre famiglie, di vedersi un credito risarcito, seppur al 60%, ma in termini molto ragionevoli. Quindi, da un lato il Ministero, la Corte dei Conti, ci indica in maniera chiara, mi dispiace che non hanno portato la delibera, quella dell'organismo straordinario di liquidazione, che è richiamata, no? Perché vorrei, no, purtroppo il passo non è richiamato. Allora, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle operazioni di risanamento dell'ente, no? Mi avrebbe fatto piacere leggere, però lo potete fare perché conoscete, sono la delibera 13 e 14 del 21 aprile, vi invito a vederla, dove c'è proprio, ci sono due passaggi specifici dove dicono dovrebbe essere obbligatorio, perché è l'unico modo per. Noi abbiamo fatto tutte le valutazioni del caso e abbiamo ritenuto all'unanimità la giunta comunale che quella fosse la strada da intraprendere, che i cittadini non ci rimetteranno nulla, perché chi aveva la possibilità di aspettare ce l'avrà e avrà il 100%. Chi quella possibilità di aspettare non ce l'aveva, gli abbiamo dato la possibilità di sopravvivere. Questo è stato, e soprattutto abbiamo dato la possibilità a questo ente di uscire da questa condizione molto molto difficoltosa che lei conosce bene, avendo rivestito il ruolo di assessore a bilancio. Per quanto riguarda, le posso solo dire, assessore, consigliere, vabbè, ricordo ancora tutto quando chiamava sindaco Dottori, purtroppo quando gli anni sono tanti, assieme ci sono anche questi lapsus. Detto questo, le posso dire che noi ci attiveremo per quello che il legislatore ci impone e ci dà la possibilità per recuperare le somme riguardanti, mi riferisco, per questo sto guardando lì, per quanto riguarda le compensazioni ambientali. Però voglio chiarire al Consiglio Comunale, questo lo posso fare tecnicamente, che non si può assolutamente dire a un imprenditore o mi paghi quello che mi devi dare o non riceverai una risposta dovuta, perché c'è una istanza protocollata, ufficiale, pubblica. Non si può dire o mi dai o non ti do, perché questo sarebbe un grave reato
e non, di certo non sarò io a farlo, perché sono una persona di diritto che rispetta le regole e che si muove nell'ambito della legalità. Detto questo, vi posso garantire che sarà, e lo solleciterò l'ufficio che è scritto, la ditta sarà perseguita e dovrà pagare, secondo quello che la norma prevede, tutto quello che aspetta il Comune di Luce, né una linea in più, né una linea in meno. Grazie Presidente. Se deve intervenire il direttore per qualche domanda, non so se abbiamo... Grazie Sindaco.